Ma mi scusi, io glielo ripeto. Ma lei con chi pensa di aver a che fare? Io fra 3 anni e 4 mesi manterrò il mio impegno. Ora ho 3 anni e 4 mesi, non sto a giocare. Io manterrò il mio impegno, non fosse altro per quelle 100.000 persone oggi che mi hanno votato, ma anche perché vedo che dove vado, vedi Terni, mi sono già arrivato al 10%. Ho già superato Forza Italia e Fratelli d'Italia. Cioè, mi permette, scusi, Forza Italia e la Lega, ma Fratelli d'Italia ci arrivo tra breve, non si preoccupi. Cioè, il problema è dove vado a lavorare e dove vado a fare le cose si vedono. Ma lei ha visto il discorso di adesso? Sono diventati alcuni rossi, alcuni violacei, ma la verità è questa, potete diventare anche gialli. Senza di me il drago, signori, non ce l'avevate. Ce l'avevate sulla maglia della Ternana. Punto. Questi sono i fatti. C'è gente che chiacchiera e gente che fa. Io siamo a metà anno, c'ho un pacco di milioni ancora. Siamo a metà anno. C'ho un pacco di milioni in tasca ancora per il comune di Terni da spendere. Cioè, signori cari, ma quando l'avete vista una Terni così? Ora saranno distribuite le altre statue, ne sono state già ordinate altre 6, perché Terni evidentemente diventerà più vivibile, diventerà più bella. Queste sono le cose, signori, che si fanno. Io so che tutti hanno la fretta di dire mettiti a piangere, ma per vedere piangere me, signori, speriamo mai, perché io immagino solo il giorno che succedesse una disgrazia molto grande. Poi qui non c'è niente da piangere. Cioè, io ho cominciato un percorso, sapevo perfettamente come sarebbe andata. Noi in Liguria non ci siamo, in Piemonte non ci siamo, in Lombardia non ci siamo, in Veneto non ci siamo, in Abruzzo non ci siamo. Sì, noi ne siamo qui e in piccola parte in Calabria. E il risultato nostro arriva da queste parti. In Umbria quello che c'è, in Calabria il resto. Certamente abbiamo da fare, ma di cosa ci dobbiamo preoccupare? Io mi sarei preoccupato se fossimo arrivati al 10% in tutta Italia. Dice, come reggi questa cosa? Io sono estremamente sereno. Sono contento che tutti siano attenzionati al fatto di quello che è successo. Se non fossi stato sereno, ieri sera alle 10:30 non sarei andato a letto. Ho spento anche tutti i cellulari. Stamattina mi ha detto lui, ho telefonato, cercavo di sapere qualcosa da qualcuno, perché sinceramente non sapevo nulla. Sono dispiaciuto perché volevo arrivare allo 0,50, invece sono arrivato allo 0,39.